Usate Rarità e l'Artificio di Este hanno l'onore di ospitare un grande personaggio della cultura, Gastone Primon. Istituzione dell'arte ceramica in Este, città strettamente connessa a questa tradizione, a questo prodotto, a questo manufatto che è la ceramica, che ha in tutto il mondo grandissimi estimatori, e che trova in Gastone Primon un interprete nella creazione della stessa veramente straordinario. Gastone Primon poi è estremamente legato, usate rarità, perché durante l'opera di ripristino, di pulizia di tutto questo ambiente che oggi è diventato la sede dell'associazione culturale L'Artificio, che ho l'onore di presiedere, sempre passava tutti i giorni qui di fronte per augurarci buona continuazione. Scalpitando per poter partecipare all'inaugurazione di usate rarità. E perché passava in via Zanchi Gastone Primon? Perché lui è il depositario di tutta quella che è la tradizione e la cultura della ceramica che in questa via tanta parte della sua vita ha condotto. Gastone Primon, con i tanti turisti che arrivano e arrivavano a Este e desideravano conoscere questo. Angolo della nostra città, così straordinariamente caratterizzata dalla ceramica, e che trova nella, nel Ponte della Girometa un punto estremamente importante della tradizione stessa, passava e ammirava quello che era il lavoro legato a usate rarità, che si ricollegava idealmente al sito splendido che è la chiesetta sconsacrata, che, osp che ospita da decenni la sua straordinaria attività. Sappiamo che Gastone Primon, il professor Gastone Primon, si divide tra la sua amata Este e la sua altrettanto amata Roma, città nella quale ha svolto la sua attività di docenza e nella quale soggiorna per eh, diversi mesi all'anno, portando a conoscenza e commerciando quello che è il suo prodotto artistico. Chiamo prodotto artistico il lavoro di Gastone Primon perché non stiamo parlando di produzione. Artigianale solamente, ma stiamo parlando di arte a tutto tondo e di ciò sono nella condizione di far grande e sincero ringraziamento all'amico Gastone, che confidenzialmente chiamo così, per il magnifico Cristo che ha voluto donare all'associazione l'artificio e che è un po' sintesi della figura di questo straordinario uomo, così legato alla sua città e perciò a un'associazione che la rappresenta, qual è l'artificio. Un'attività che lo ha caratterizzato e identificato non a Este ma nel mondo, la ceramica, e una religiosità, una spiritualità che tante volte ha posto nella sua attività di grande artigiano. Eh, saluto e ringrazio il maestro Bevilacqua che mi ha dato questa opportunità. Mi, mi dedico da, da ragazzino, alla, prima di tutto, alla pittura ancora quando facevo le, le, le elementari, la mia prima passione. Poi in seguito ho fatto l'Istituto d'Arte e mi sono dedicato alla ceramica. Più tardi eh, ho proseguito con la pittura e contemporaneamente con, con la ceramica. Nello stesso tempo eh, ho frequentato lo studio del, dello scultore Gino Vascon Estenze e in seguito mi sono iscritto all'Accademia di Venezia su, dedicandomi alla pittura, e, mentre in seguito nel 63 mi prendo la chiesetta del piazzetto dove tuttora ho lo studio. E incomincio a fare eh, le ceramiche tradizionali. Però, dopo qualche anno mi volevo fare qualcosa di mio. Abbandono il, il tradizionale e mi, di, eh, mi dedico a, a dei pezzi che mi interessavano di più, attuali, più moderni. E... Sono andato a Roma, ho insegnato a Roma fino a non molti anni fa. Poi adesso, adesso ultimamente, mi dedico esclusivamente all'arte all della ceramica e la scultura. In seguito poi ho, com ho cominciato a fare delle, sc delle sculture. Eh, vivendo mh, per parecchi anni come insegnante a Roma, ho avuto la possibilità di, 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 di entrare eh, maggiormente nel campo culturale in generale. Poi ho, ho partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali nel campo, sempre della ceramica contemporanea però. E in seguito eh, ho fatto parecchie mostre eh, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Australia eh, e in vari paesi. I lavori miei ceramici partono all'inizio da, dal tornio, io li faccio al tornio, faccio questi vasi, diciamo, no? che sarebbe come questo in questo caso. Poi, che faccio? Quando è durezza il cuoio, li rompo, li spezzo e cerco di creare vaso scultura. Ecco, in questo caso qui prendo delle lastre che faccio a parte e poi le applico il, accanto alla, a questa forma vasale, diciamo. E a queste incisioni sono arrivato pensando ai nostri pregenitori, i cosiddetti paleoveneti, veneti antichi, no? Perché da ragazzino, quando io facevo ancora le elementari, ci portavano spesso a vedere, perché eravamo vicino al museo, al museo di allora, ci portavano a vedere lì, il museo. E, mi, e da allora mi ero innamorato a queste, a queste scritture, diciamo, questi segni, questi... dei paleoveneti. E praticamente ogni tanto io quando faccio dei lavori, ecco come in questo caso, cerco di fare delle, una specie di scrittura insomma, delle specie di... infatti anche il nome mio l'ho inciso in, questo, in, questo, in questa parte qui, ecco per dire, ecco io per esempio anche in questo caso qui prima faccio il vaso, eh, fatto tutto a mano al tornio, poi applico, lo rompo, lo spezzo, lo apro, e apro queste, queste parti qui. Poi prendo dei, dei cocci, per esempio in questo caso c'è co un coccio eh, rinascimentale. Li incastro dentro Quindi. mentre sto facendo il, il, il tutto il vaso, diciamo. E poi li metto a cuocere tutto assieme. Degli scarti. Ecco in questo caso, anche in questo caso, ho fatto la parte, so, parte sotto in ceramica, mentre la parte sopra è, è uno scarto di, di, una, di una fonderia e che io poi me li scelgo, vado nel posto, me li scelgo, me li porto a casa e poi mh, cerco di fare, in poche parole, in questo caso qui viene fuori una scultura. Cerco di riportare in vita quello che l'uomo in questo caso ha scartato e, e, e ha cercato di eliminarlo. Io ho cercato invece di riportarlo in vita, di rifarlo, rivivere queste cose. Questi sono dei pezzi che sono stati cotti in prima cottura. Adesso sono lì che aspettano che io intervengo per fare la seconda cottura e anche tante volte una terza cottura. Cioè, gli devo dare gli smalti, i colori in poche parole, e ricuocerli, insomma. No, quelli che vanno anche a Roma, quando loro andavano a piedi... I pellegrinaggi. Eh, i pellegrinaggi si fermavano perché magari... La modestia di Gastone Primon, pari alla sua bravura e alla notorietà che si è guadagnato con questa composita esperienza della sua vita, è sottolineata dal fatto che Gastone Primon a chiunque rivolga la parola dice che lui vive per l'arte, è il suo vero motore, è la sua vera ragione di vita. Con i suoi bianchi capelli e i colorati foulard, chiunque... Incontra Gastone Primondo e lo riconosce sia a Este che a Roma, lo riconosce anche perché lui è colui che ha abitato, ha vissuto, ha fatto vivere questa straordinaria chiesetta che è diventata probabilmente l'ultimo vero luogo di arte e artigianato in Este, almeno per quel che riguarda la ceramica. Lui che è stato capace di portare il concetto di arte anche nelle tavole imbandite ogni giorno. Perché i suoi servizi i piatti, le sue teiere, i suoi capolavori riguardanti il concetto di vaso da disporre nella casa, sconfinano nell'uso quotidiano dell'arte, dell'artigianato, nella vita che si svolge costantemente nelle nostre case. Così come è. Eh, scopo de, di usate rarità di portare l'arte, il collezionismo nella vita quotidiana, ad usare questi straordinari capolavori per goderne fino in fondo. Questo lo ha capito l'America, lo ha capito l'Europa come avete sentito, lo ha capito l'Oriente. Questo è Gastone Primon, un caro amico che ringraziamo di aver fatto parte della comunità di usate rarità in questa collana dedicata ai grandi ospiti della cultura. Complimenti Gastone. Grazie. Molto...